Live. Sì. Allora. Ecco. Ma tu lo vedi? Baffettino inquietante. Allora. Aspetta un secondo. Sti ragazzi. De sta Roma bella. La felpa è tipo, cioè, due felpe, non capisco, è di una scomodità. Io ho due felpe. No, la mia felpa è come se avesse due felpe, cioè c'ha sto coso dentro Ma che c'è non ne freddo? capisco l'utilità. Hai freddo? No, così. Comunque, il video è. Metto subito a velocità alta. Vabbè, no, 4 minuti dura, quindi ci sta. Tre modi per creare attrazione in una ragazza. Ti prego, ridillo. Tre modi per creare attrazione. Attrazione in una ragazza. Guarda, basta, in realtà ce n'è uno, che è condividere questo video con quella ragazza, così hai fatto. Cioè. Sentiamo che dice. Ciao, io sono Vai. Luca di approcciola.it e in questo video vedremo tre modi per creare attrazione in una ragazza. Prima di iniziare, ricordo per chiunque mi seguisse da poco, sono il punto di riferimento in Italia dal 2018 per chiunque volesse imparare realmente, tramite dei corsi, come conoscere ragazze di giorno e portare avanti È il punto di riferimento, eh? Quindi ascoltiamo. la conoscenza fino in fondo, fino alla camera da letto e Aspè, anche però per oltre, cosa? Non ho anziché capito, soltanto. rimetti un po' indietro, dai, ti prego. Ovviamente, questa reaction, nel caso in cui venisse vista, è solamente per commentare e basta. Niente insulti nei confronti della persona di Luca. Infatti Prima di si commenta iniziare, solo il ricordo per chiunque mi contenuto segua. e mai, tra l'altro, la persona. Certo. Questi a poco sono il punto di riferimento Testa. No. in Italia dal 2018 per chiunque volesse imparare realmente, tramite dei corsi, come conoscere ragazze di giorno e portare avanti la conoscenza fino in fondo, fino alla camera da letto e anche oltre, anziché soltanto fino al numero di telefono o poco più, come insegnano tutti quanti gli altri in Italia. Detto ciò, ti lascio il resto del video. Quindi Cosa? alla Non so fine, cioè, il se. piano deve essere Stoppa chiaro. Dopo subito! faccio l'interazione. Fatto. Conoscere fino in fondo una ragazza vuol dire portarsela a letto? Boh. Non lo so. Boh. Aspetta, Vabbè. risentiamo. Fino alla camera da letto e anche ragazze di 18 per chiunque volesse imparare realmente tramite dei corsi come conoscere ragazze di giorno e portare avanti la conoscenza fino in fondo, fino alla camera da letto e anche oltre, anziché soltanto fino al numero di telefono o poco più, come insegnano tutti quanti gli altri in Italia. Detto ciò, ti lascio il resto del video. Quindi alla Non so fine, cioè, il se. piano deve essere chiaro, dove faccio l'interazione, quindi instant date, location 1, location 2, casa. Cioè. Sì, di solito dipende però, dipende Però il piano perché di gioco deve essere, perché potrebbe. oggi era un po', cioè, comunque sono contento. Mi sa che prende un po' di caffeina. C'ha i tic agli occhi così, oh. Non giudichiamo la persona, Mirko, non ci interessa dei tic. Comunque, per chi volesse la versione originale di questa roba qua, c'è un film che si chiama Hitch, lui sì che conosce le donne, con Will Smith. No, vabbè, ovviamente non era un attacco alla persona, però se vedi che comunque sia, sbatti parecchie volte le palpebre, magari, boh, è stanco. Ho fatto 9 approcci, Le cavolo. location le aggiungi per creare fiducia. Qui se serve creare No, fiducia, però la cosa che aggiungi. mancava è che le posso fare tutte nello stesso giorno. Questa è la cosa che. E possono essere fatte tutte. Possono.
Presidente. Presidente. Questo è un punto Ma hai chiamato? fondamentale anche che mi mancava, no? Se lei ha tempo, io tempo ne ho. Ci passiamo insieme 4-5 Anche perché delle volte se non lo fai poi non la rivedi. Quando se hai la possibilità ore. Se hai la possibilità devo andare fino in fondo. Boh. Sì. Se hai la possibilità e la perdi, potresti non riaverla. Una finestra che si apre, poi si chiude, cazzi tuoi. Sì. Perché appunto, cioè, se hai la possibilità e non la cogli, le dimostri che non comprende la situazione, quindi mancanza di intelligenza sociale, che è una cosa che crea attrazione alla ragazza. Quindi se manca, lei perde attrazione, quindi perde interesse. E anche, magari sai che lo puoi fare, però non lo fai perché non hai coraggio. Coraggio è una cosa che crea attrazione e quindi stai perdendo punti perché... Cioè, a lei piace essere guidata. Cioè, Sì. vedere un uomo che, ok, mi sta guardando qua, mi sta guardando qua. Cioè, inconsciamente le dice, minchia, questo sa dove andare, sa dove sta andando nella vita, diciamo Sì, così. essere super preparati a livello logistico è una cosa che va a creare attrazione indirettamente. Sa dove andare nella vita. Ho preso il muro, fratelli. Mo che Mo che famo. famo? Che succede? Io sono già sconcertata. Comunque, non è che Comunque, non è che dice dice cose cose sensazionali, quindi boh, c'è poco da commentare fino a mo'. no, oddio, io non ho capito bene il fatto dell'interazione sociale. So cose buttate lì, quindi non so argomentare. Cioè, l'unica cosa che potrei dire è che de base c'è un discorso patriarcale, inteso che la ragazza ha bisogno della fiducia dell'uomo, sa da dove andare. Quindi già che ha detto intelligenza emotiva e stare in società, tipo, quindi parla di una persona estroversa, ma non è detto che una persona deve essere per forza estroversa per conquistare una persona. Quindi, boh, fino a mo' so punti sterili. Non so tu che hai da dire. Puoi mettere solo un attimo indietro perché ho la curiosità morbosa di capire se ha detto che tutte le donne, cioè se ha usato il singolare o il plurale quando ha detto che noi donne vogliamo essere guidate? Ho questa curiosità morbosa, per cortesia mettimi. Qui dicono, ma se sbiasci aumenta la libido della donna. Ma dai, facciamo una domanda ad Angela. Ma un uomo che si ubriaca e è brillo ha più possibilità d'approccio nei confronti di una ragazza? Dipende se la ragazza è ubriaca a sua volta o è brilla. Dipende Se è dalla ragazza. A pari passo. Se è a pari passo e vogliono darsi all'alcolismo insieme, sono felice così, ben venga. Ma poi queste domande generiche, no? Ma possono avere una risposta seria? Cioè, posso parlare io a nome di tutte le donne e dei gusti di tutte le donne, Mirko? Ti faccio una A me domanda succede allora. che è un ubriaco. Non mi Se attira. io ti porto a casa, non a te, in generale, e ti chiedo di farmi un panino, è maschilismo o Portami pure una birra, se ti va. Ma io che ho un animo gentile anche servile, in realtà non ci vedrei nulla di così malvagio se tu mi chiedi un panino con una birra, a patto che quando io ti chiedo di farmi un panino e di portarmi una birra faccia altrettanto. Sono d'accordo, Brother, se porti il panino e non porti la birra, cioè, che persona sei? Ma al di là dell'essere uomo o donna, no? Che persona sei? Sei una brutta persona. Ma se fosse il contrario, Mirko. Se Ma hai il una donna sul panino con la panino, chiedo un panino. salsiccia? Madonna, questa live. Non lo so come, cioè, come Vabbè, finiamo di sentire sto bello ragazzo. va. Io comunque non la Poi mangio la salsiccia. Per lo invidiamo in live. forza, È una ci voglio delle far due prime sulla chiacchiere. preselezione. Le stai dimostrando indirettamente che se sai tutte queste cose qua, logistica, perché ci hai già parlato tante altre ragazze, e lo percepisce indirettamente. Avevo messo forse uno screenshot di sta roba qua, sempre nel videocorso, sulla lezione della preselezione. Non so se avevo messo lo screenshot di una ragazza che tipo mi ha detto via messaggio mentre organizzavamo l'appuntamento, mi ha detto andiamo in una terrazza Aperol era. Mi ha detto no, no, la terrazza Aperol non va bene di sabato sera perché c'è troppa gente e poi servono poco cibo.
andiamo in quest'altro posto. Mi fa, ah, ma sei già... Non mi ricordo cosa mi aveva detto, però mi ha detto, ah, ma come fai, sei preparatissimo a livello logistico. E sono cose che creano attrazione alla ragazza indirettamente attraverso la presentazione. Perché le fai vedere che... Però voglio dare un consiglio a Luca a livello comunicativo. Quando esponi delle cose, soprattutto dato che stai lavorando in questo caso, ovviamente non so con chi stai parlando, è buona educazione a livello comunicativo di esprimere le parole, anche perché esprimi sicurezza in ciò che dici. Se tu parli, ovviamente è una cosa che ti riesce in maniera autonoma, si vede. Cominci a far così, che mi crei saliva pure a me. Cioè, non va bene. Io per capire una parola mi devo sforzare. Quindi Quindi accetta accetta i i consigli consigli e andiamo avanti. No, Secondo me è una proposta. aspetta, perché non ho, al di là di questa cosa che dici, no, del trasmettere sicurezza, che, ecco, sicuramente posso, potrei dire che, no, neanche questo è a titolo universale, perché se sei, un tipo di persona, magari ti può attrarre, la persona che è già, sicura di sé e che ti trasmette questa sicurezza. Se invece sei un tipo diverso di persona, magari ti può attrarre un ragazzo più timido. No, io E... parlo lui che parla la persona. ho capito, però rispondevo invece al contenuto del suo messaggio. Ah, che io Volevo manco ho capire capito. il fatto, volevo capire se questa donna di cui parla si era complimentata o meno, se mi è sembrato di capire bene che questa donna di cui parla si è complimentato per lui per il fattore logistico. Sì. Cioè, io vorrei vedere questo screen in cui lei gli fa: oh, però logisticamente, wow, Appunto, che sex appeal! proprio una persona logistica, ma lavori da Amazon? Vabbè, Ah, sentiamola. dai, Questi due, vai. e io tutte le altre le ho detto. No, questo non va bene per motivo 1, 2, 3. Comunque, Comunque, sicuramente sicuramente sta questa persona persona ci ci porterà porterà tantissimi tantissimi contenuti, contenuti, in live, perché mi perché mi piace piace commentare commentare cose cose simili. simili. Poi Ma andrò. Dario Fo comunque c'ha un sex appeal che fa paura. Permettetemi. Questo non va bene per Brothers, sì. motivo 1, 2, 3. Meglio quest'altro per motivo 1, 2, 3. Quindi questa va a far leva sulla presentazione. Le stai dicendo indirettamente che se sai stare qua è perché però... Allora, io Allora, io non non voglio voglio essere essere cattivo, cattivo, no? no? Però, perché Perché una una persona persona che che lavora, lavora, ovviamente ovviamente questa è questa è un'osservazione un'osservazione così, così, una una persona persona che che lavora lavora e fa fa dei dei videocorsi videocorsi anche anche in in live, live, perché perché ha ha questa questa cazzo cazzo di di sedia sedia scomoda? scomoda? Cioè, Cioè, io io solamente solamente per per fare fare live live di di un'ora e un'ora e mezza, mezza, ma ma anche anche per per altre altre cose cose perché perché sto sto sempre sempre seduto, seduto, mi mi sono sono preso preso la la sedia sedia ergonomica. ergonomica. Questo Questo sta sta con con la la sedia sedia di legno che te che vengono vengono emorroidi. emorroidi. Boh. Ma ti pare che in tutto questo discorso il problema sia la sedia dove è seduto? Beh, credibilità. Probabilmente si è presa Ah, con tu tre dici per un ragazze. discorso Il ma... di, come si dice, di apparenza, tra virgolette. Scusa, no, ma se tu Tu quando quando vai vai dal dal nutrizionista, nutrizionista, da da psicologa, psicologa, dal dal medico, medico, ma ma che che tu tu le le vedi vedi su su queste queste sedie sedie di di legno? legno? Cioè, se Sei una una persona persona che che sta sta tanto tanto tempo tempo seduta seduta per il per lavoro lavoro che che fa, fa, cioè cioè la la sedia sedia di di legno, legno, mo mo magari magari è è un un caso caso che che ci ci sta sta questa, questa, però però insomma insomma rimango rimango sempre sempre un un po' po' perplesso. perplesso. Lo Lo sfondo sfondo bianco bianco mi mi piace, piace, comunque è comunque è neutro, neutro, ci ci sta, sta, però però sta sta sedia sedia di di legno legno così, così, boh. boh. Magari Magari c'è c'è qualcosa qualcosa di... di... Eh Sono a sì, casa della nonna, è vero? sì, appunto, Appunto, ma ma questo questo è è più più uno uno spunto spunto formale formale per per lui, lui, magari magari è cioè, solamente... non play subito all'improvviso, perché io ho la latenza di tutti e 3 secondi e non voglio perdermi neanche una virgola di quello che dice il No, no, professore. Però tranquilla, che manda, mantengo tutto. tu l'hai visto Hitch, lui sì che capisce le donne, con Will Smith? No. Ok, se tra gli spettatori c'è qualche ragazzo che vuole qualche tecnica di conquista, si può rivolgere a Hitch, che è questo personaggio inventato, interpretato da Will Smith, che ne dà di chicche.
Io invece consiglio a tutti di comprare il libro su Amazon sulla manipolazione mentale, e così potete sia far innamorare le ragazze che i ragazzi. Io mi dissocio da questo discorso perché la manipolazione mentale non tiene in conto del discorso dell'etica e della morale che c'è dietro a Guarda, una. bella mia, che tu fai tanto la moralista, ma tu involontariamente utilizzi delle tecniche di manipolazione mentale. E non ti dico quali. Allora, il fatto che ci sia un'intenzionalità e un contenuto. Ovviamente di per sé dice che in base all'intenzionalità con cui scrivi e parli, tu fai in modo che l'altra persona abbia una percezione ben precisa e che se tu sei consapevole Ma delle sì, non è intenzionalità che vuoi questo il contenuto. esprimere, è un conto. Se invece lo fai di proposito senza calcolare l'etica e manipoli le persone, è una cosa inaccettabile. Ma guarda che il manipolatore o il manipolato non sempre sono persone consapevoli, eh. Quindi Ma di che stai parlando? non Tu ha hai senso. appena consigliato un libro sulla manipolazione mentale. Nel tuo caso sei consapevole o meno? Io sì. Però, Allora, mi dissocio da questa lettura, Mirko Pietrangeli. siccome io e te parliamo in chat, e io tramite i libri ho capito, ma tu sei un caso, nel senso ce ne stanno anche tanti altri che studio quando vado in giro. Tu fai tanto la santarellina, ma tu involontariamente utilizzi delle tecniche di manipolazione e non te ne rendi conto. Però non te li dirò mai quali. Secondo te non me ne rendo conto o ne sono consapevole e cerco di limitare questo mio potere? Scusa, prima hai detto che eri inconsapevole. Allora mi prendi per il culo. No, non ho detto di essere inconsapevole, ho detto un conto è essere consapevoli dell'intenzionalità dei messaggi e dei contenuti che trasmetti quando ti rivolgi alle persone, è un conto invece è manipolare senza un'etica solo a Puro favore dei divertimento, tu propri dici? Per personali. Cosa? A puro divertimento. favore dei propri fini cioè dei propri fini Vabbè, personali, tutti lo come facciamo portare per i una nostri ragazza. fini, alla fine. Cioè, È una cosa squallida. No, per diciamo esempio, fini goliardici. se io lo faccio per lavoro e la mia mission è quella di ispirare le persone ad uno stile di vita sano e consapevolmente adotto delle PNL che portano le persone a Da avere consapevolezza del proprio stare bene è un conto. Se io manipolo una pass su una ragazza Una perché pussy. Ma il mio fine ultimo è la sua passerina, è un altro conto. sempre manipolazione. Che cambia? Ok. Assolutamente no. Un conto è essere consapevoli di come si parla, di quello che si dice, un conto Tu ti è adottare delle strategie. autogiustifichi solamente perché lo ritieni opportuno farlo in quanto ritieni che porta del benessere. E quindi questa è una Allora, tua che è una giustificazione nel Mirko va manipolare le davanti. persone perché sai che poi stanno in salute. Mirko! Io non mi giustifico con te di un emerito. Ma che Ok, chiarito c'entro questo io? Non punto. mi dirà. Brados, Brados, aspetta, ha scritto un commento. La manipolazione manipolazione mentale mentale non non serve serve alle alle persone persone sicure. sicure. E Hitch, il film che hai consigliato, si basa su questo concetto. Lo tratta in maniera ironica. Senti, brothers, senti che saggezza. Ma che c'entra con quello che ho detto io a te? Essere consapevoli di quello che si dice, un conto è adottare delle strategie per un fine. Comunque, Tra l'altro è massacro. tu non ti sei resa conto, no? Ma hai due dita sulle tempie per poter poter tirar tirar fuori fuori la la tua tua massima massima potenza. potenza. Tu non lo sai perché io ho due dita sulle tempie. Puoi Go darti una Goku serie ne di metteva davanti implicazioni per che il possono teletrasporto, tu le sembrarti metti ragionevoli. laterali. Cosa? E ci lascia la nostra intimità. No, a parte scherzi. Continuiamo il video che è quasi finito. Tu hai vinto, però. Brothers, Vai. no, fai parte integrante della nostra intimità. Dai, vado. L'avversario lo percepisce sempre di come quando posti la foto.
due bicchieri, poi io posterò lì la foto, il video prima lì Ah, nel bar. carina, sì. E la gente penserà poi, magari se si vede dalla camicia, che magari era un uomo, magari si capisce, però magari non ho ancora riguardato il video, però magari ti si vede di sfuggita e quindi non si capisce se è un uomo o una donna. E se una ragazza lo vede, per esempio, la tipa lì con cui mi sto frequentando, di sicuro penserà che è un'altra ragazza. Ma scusa, quali sono sti tre consigli? Io non ho capito. Ma è finito così, cioè. Ma era un video pubblicitario? Le tre bugie che le donne dicono sempre. Ti prego, mettilo. Metti le tre bugie che le donne dicono sempre. Dal vivo, aspetta, che vuol dire dal vivo? Ok? Quindi le donne hanno interesse Brato, nel sesso Stefano, che tanto quanto gli lavori fai? uomini, Ah, sei dal se non anche di vivo. più, però per gli standard sociali non possono Che farlo sapere in fai? maniera così Dov'hai? esplicita, se Stai no vengono giudicate live? come delle zoccole, come delle troie, e No! quindi fanno finta che no, no, Adoro! io no, Ma è una io cosa non farei mai gravissima. sesso con uno sconosciuto, non farei mai Le sesso tre con un ragazzo al bugie primo che le donne dicono appuntamento, sempre. io no, no, ma che gli usi di porno no, mai guardato. E noi uomini ci caschiamo in queste cazzate, in queste bugie, e di conseguenza ci facciamo problemi, no, ma Grande, oh. non. Che scoperta. Pure le donne si masturbano. Oh, io riguardo i porno! Ma vaffan. Vado al primo appuntamento preparato Tutte le perché no, donne lei non guardano, fa, un non farà sacco mai di sesso al primo donne appuntamento, guardano i ci si porno, e perde poi il tantissime risultato. donne Potrei, non mi hanno piego nessun qua tipo di per problema ad 5 ore ammettere di oggi. guardare porno. Comunque, Tante, anche tantissime. dopo Allora, io una direi che performance questa persona ha scadente, per sempre esempio, ho frequentato detto un certo tipo se è di donna, e decapitato, ho allora detto. si limitasse a descrivere il tipo di donna che lui ha frequentato, o lo mettesse Aspetta, nei preamboli. scriviamo qualcosa in live? Aspetta, voglio dare un'altra cosa, poi sto zitta. Sono sicura Sì. che il tipo di donne che ha frequentato questa persona rientra tra quelle che fingono l'orgasmo. Ma perché? Guardiamolo meglio. Ma gli vogliamo scrivere qualcosa in live? Si è invitato ufficialmente al The Daily Podcast. Scrivigli, ti stiamo commentando Aspetta, sul The Daily no, Podcast. scrivo. Se avete un po' di esperienza, di sicuro almeno è capitato di fare una performance scadente, ha detto. La Digli, ragazza c'è di una base non mi vuole femmina, rivedere. donna, E poi ci sono anche ragazze, è inferocita, che ti capitato, sta di fare performance commentando. scadenti a letto, e la ragazza poi comunque mi voleva rivedere lo stesso, fare performance scadenti a letto, e la ragazza invece non mi voleva rivedere. Ok? È una parte molto importante il sesso, però per gli standard sociali, per gli stereotipi sociali, invece la donna no, Aspetta, no, lo io non vedi? farei mai sesso con un primo No, appuntamento, aspetta. ho tutte queste cazzate qua, e l'uomo ci crede. Ok? Occhio, perché le parole che dice una donna poi non sono i fatti, bisogna sempre guardare poi il comportamento, solo che non si sanno tutti questi retroscena qua del mondo femminile se non si ha un po' di esperienza. Fate conto che il sesso, il non appagamento sessuale in una coppia, in una relazione, è uno dei motivi principali dei tradimenti. Se il sesso non fosse importante per la ragazza, che motivo ci sarebbe di tradire? Poi tra i tradimenti non esistono, questo l'ho spiegato se non sbaglio nel bonus sulle relazioni, che ripeto, è chiuso, la mia guida sulle relazioni. Non mi ricordo se l'avevo spiegato. Comunque, Vediamo che dice. la mancanza di appagamento sessuale in una relazione è uno dei due motivi dei tradimenti. Uno Hai dei scritto motivi è il due non volte appagamento invitato. sentimentale e l'altro motivo è il non appagamento sessuale. Vabbè. Se il sesso non fosse importante per la ragazza, che motivo ci sarebbe di andare a cercare l'appagamento sessuale da un'altra parte, al di fuori della relazione? E perché il sesso è importante per la ragazza? Però per gli standard sociali non lo può far sapere in maniera esplicita. Le ragazze che vengono all'appuntamento vestite in modo super elegante, con i capelli super lisci, tutte profumate, con i tacchi di 13 centimetri, che tornano a casa e gli sanguinano i tendini, e lo fanno perché molte volte sperano, vengono all'appuntamento sperando di trovare un uomo che le faccia godere. E per dire queste cose qua, oggi ormai la gente si offende per tutto, ma è così. Ok? Invece si trovano poi all'appuntamento uomini che perdono occasioni e lei di conseguenza non vuole Tanto rivedere. Questo è uno dei motivi per cui le ragazze poi non vi vogliono rivedere dopo gli appuntamenti. a poche Perché persone avevate in live. l'occasione, che sia per il bacio, che sia per farci sesso, vi perdete l'occasione e la ragazza non vi vuole rivedere perché le dimostrate che non capite la situazione, quindi mancanza di intelligenza sociale, mancanza di sicurezza interiore, tutta una serie di cose. Vi tengo qua per 5 ore oggi. Se... Aspetta, ora lo vede. Aspetta, vediamo che fa. Aspetta, Allora, leggiamo qualche domanda. eccolo. Questa era solo la seconda bugia, poi c'è anche la terza. Adesso, prima di raccontarvi anche la terza bugia, leggiamo magari qualcosa. Però Aspetta. non sto adesso qua a leggere un miliardo di cose perché c'è anche la terza bugia da raccontarvi. È giusto sessualizzare già durante i primi minuti di un approccio e dipende da cosa intendi per sessualizzare. Cioè andare molto spinto, no, Aspetta, non te lo dove consiglio, però sta? devi impostare fin da subito.
una comunicazione che sia uomo-donna. Se parti subito piatto e platonico, non ci sono possibilità che la ragazza ti percepisca come un possibile partner sessuale barra fidanzato. Vediamo, vediamo. Risposta secca, non positiva, tipo gli racconti una cosa, gli dici sì, lei bene, mi fa Dove cazzo incazzare. sta Lo a so, leggere? lo so, è perché hai in testa cose sbagliate riguardo alla chat. Devi prenderti il videocorso Seduzione Online, vai sul sito www.approcciola.it, ci sono Seduzione tutte le online. info e vedrai che rimarrai sconvolto perché Ah, ecco, capirai tutte le cose che hai in testa. sessualizzare. Se sono cose che avete in testa perché molti di voi studiano anche dalle Ora ci scuole di arriviamo, seduzione che vi esatto. insegnano cose sbagliate per la chat. Se guardate le mie chat, molte sono anche, alcune sono gratis anche su YouTube. Andate dove ci sono le playlist del mio canale YouTube e potete vedere anche alcune chat in maniera Beh, gratuita. sti E cazzi, vedete che non mi molte volte dici. sono anche sterili come chat. Lo scopo della chat è arrivare all'appuntamento, non parlare con la ragazza. Ovviamente dovete anche parlarci, ma lo scopo non è parlarci. Grande, oh. Io ho provato ad approcciare una ragazza una volta in un gruppo dicendo che il suo vestito assomigliava a una sexy tovaglia Lo a fiore scopo di non è mia nonna. Ok, parlarci. Scomarsene e Fantastico. basta. Un altro pezzo. Aspetta. Non so se c'era un altro pezzo. Ha voglia a farti le bambole No, gonfiabili, fra. c'era. Non c'è, se avevi scritto altro non compare. Una sexy tovaglia a fiore, beh, questo non è spinto. Poi dipende anche da come lo dici. Cioè, voi potete anche approcciare, però se siete bravi nel calibrare bene le parole, l'atteggiamento, il sorriso, eccetera, voi potete approcciare anche a una ragazza nel contesto giusto, per esempio in discoteca, potete anche approcciare una ragazza, per esempio, dicendole belle tette. Non vi sto dicendo di farlo, ok? Se lo Belle fate, di solito siete stupidi, però io delle volte l'ho tette. fatto, ma perché c'è dietro una calibrazione a livello sociale piuttosto sviluppata, ok? Lo fate con un certo sorriso, lo fate con una certa energia, lo fate calibrando subito dopo, quindi però questo non mi sembra eccessivamente spinto come cosa, poi dipende anche da come glielo dici. Calibrazione sociale dietro Ma perché l'affermazione, fa dietro il dubitare complimento quando belle risponde così? tette. Mi sfugge la psicologia, te l'ho Calibrazione spiegato sociale. perché. Perché tu ti aspetti che lei debba risponderti in maniera super colorata, con messaggi lunghissimi, e quindi quando lei ti risponde con messaggi corti, vai in panico. Quindi la frustrazione arriva da quando ci sono aspettative disattese. Tu ti aspettavi che lei ti rispondesse con messaggi lunghissimi, ti risponde in un messaggio corto e quindi in quel momento vai in frustrazione. Se invece tu capisci che è tutto regolare, cioè va benissimo che le ragazze ti rispondano così, lo scopo è semplicemente arrivarci all'appuntamento, non riscontrare più questo stato di frustrazione. La scuola delle donne che più preferisco è quando dicono che è un periodo incasinato di impegni, a prescindere da quale sia, ovviamente falso. Quando sono interessate, fammi tutto per vederti. Esatto, questa potremmo aggiungerla alla lista di bugie che vengono dette. Sono in questo periodo sono incasinata. Questa è un'altra Dove bugia, cazzo l'ha abbiamo facito letto? una parte della live solo su questo. In questo periodo sono incasinata. Non è vero, cioè, ve lo dico Ah, eccolo tranquillamente, qua. se ci sono ragazze che vi dicono in Mo' questo arriva. periodo sono incasinata, non è vero. È che non le interessate abbastanza. Io mi ricordo una volta di una Infatti la che mi ha risposta detto: esatta guarda, per un tipo del io genere sono sarebbe: guarda, veramente in questa occupatissima, il vita lavoro è per veramente te sono incasinatissimo in questo incasinata. periodo, vediamoci a colazione. Devo andare su Lo Marte, sono trova il tempo incasinato. se lo vuole. È che se la ragazza vi dice soltanto sono incasinatissima, è perché non vuole vedervi, non trova il tempo. Ma se la ragazza è interessata, lo trova il tempo, se lo inventa. Ok? Eccolo, eccolo, Però eccolo. accettabile influenzare negativamente le persone con Ah, su morbi e questo guerre, c'ha che società, sì, ragione. ma non bisogna giudicarla la società, bisogna semplicemente prenderne atto e ottenere i risultati che ti interessano. Allora, poi dopo leggo tutte le altre cose. Dopo leggo No. tutte le altre cose. Quindi fatemi raccontare la terza bugia e poi dopo facciamo tutte le domande e risposte. No. Allora, la terza bugia Dai, che le sentiamo, ragazze poi vi dicono riscriviglielo. sì. New York. No. Cosa vuol dire questa cosa? C'è il no finto e il no vero. Quindi molte volte quando una ragazza vi dice no, e questo qua poi è un problema che per molte persone, cerco di non dilungarmi eccessivamente, e le ragazze a volte vi dicono no, ma la maggior parte delle volte non intendono no per davvero. Però l'uomo è logico, sente no e quindi vuol dire no. Invece non è così, la ragazza molte volte dice no, però intende, dipende dalla situazione, dipende non adesso, riprova più tardi. Faccio un esempio, per esempio, non so, con il bacio, per esempio, ci sono ragazze che, questo in realtà forse me l'ho segnato dopo, il bacio.
Sapevate che le ragazze possono rifiutare il bacio, che se niente, è tutto ok, va tutto benissimo, non c'è nessun tipo di problema. Le ragazze possono rifiutarvi il bacio per diversi motivi, perché magari la ragazza non è ancora abbastanza attratta, quindi dovete fare un po' più di contatto fisico, chiaramente diluito nel tempo, non tutto in uno, oppure magari non si fida ancora abbastanza, quindi dovete lasciare passare un po' più di tempo, quindi magari avete fatto contatto fisico tutto giusto, però la ragazza ancora non si fida abbastanza, quindi le serve un pochino più di tempo, magari dovete fare un'altra location e poi ci sta tranquillamente, ma il no in quel momento vuol dire semplicemente non adesso. Poi dipende da situazione a situazione. Oppure ci sono ragazze che non baciano in pubblico. E quindi in quel caso non vuol dire no, non mi interessi. Vuol dire non qui, portami a casa e ti bacio. E però l'uomo invece è logico, sente no, vuol dire no e smette Quelle di del provarci. Non 1800. sto dicendo dovete provarci a caso senza nessun tipo di metodo. Ho fatto Ho anche un video vergogna che di si chiama baciarti Quando davanti bisogna alla insistere con una gente. ragazza, è un video di mezz'ora dove vado a fare tutta la disamina di tutti i vari sottoscenari dell'approccio, di quando si prende il numero e lei ti dice di no, eccetera. Per esempio, quando la ragazza vi dice di no al numero, non è per Anzi, forza un mi no, vergogno della non mi parte di interessi. me che Molte volte in realtà potrebbe sì, darti un è un non bacio. mi interessi, ma perché non avete passato, non avete creato abbastanza attrazione in lei. Delle volte un non mi fido ancora abbastanza, mi hai chiesto il numero troppo presto. Dipende, ma il no non vuol dire no, ok? Quindi però dipende dai casi, ok? Se non create il giusto livello di fiducia, le ragazze devono dirvi di no. Per non sentirsi delle ragazze facili, quindi questo è collegato in realtà al punto precedente. Se non create il giusto livello di fiducia, la ragazza deve dirvi di no per non sentirsi una ragazza facile. Perché se si sente una ragazza facile, poi viene giudicata come una troia, come una zoccola, come quello che è, e la ragazza non vuole No, sentirsi mi così. dissocio. Quindi di base deve dirvi di no delle volte per non sentirsi una ragazza facile. Okay? Per le ragazze, se ci fate caso, nei litigi fra ragazze. Le ragazze magari si insultano con tutti i vari insulti possibili, ma l'insulto che patiscono di più le ragazze è quando si dicono fra di loro, quando si vogliono insultare pesantemente, fra di loro le ragazze si dicono puttana, ok? Retroscena di psicologia femminile. L'insulto più pesante per una ragazza è quando gli dici puttana, quando si insultano fra di loro, l'insulto pesante è quando si dicono puttana. Okay. Le ragazze non vogliono sentirsi ragazze facili, non vogliono sentirsi troie, non vogliono sentirsi zoccole, non vogliono sentirsi facili, eccetera. Quindi molte volte devono dirvi di no. Sembra non c'è ancora abbastanza fiducia. Io mi capita abbastanza raramente che ci siano obiezioni, Sto andando resistenze, su che sia in YouTube. casa, nell'andare a casa, sul bar. Sul bacio, in realtà è più comune che ci siano obiezioni perché magari la ragazza non si vuole far baciare Sto in andando pubblico. su YouTube. Dipende dai A casi. commentare lui. Però nel momento in cui spendete Sì. abbastanza tempo con la ragazza, fate abbastanza location. Sì, Si ma parla, non deve ci sono guardare il molte commento che ho fatto complicazioni io, burocratiche grasso. comunque e bisogna saperle risolvere. Dipende, ho fatto un video che si chiama Quando bisogna insistere con una ragazza in cui ho fatto tutta la disamina delle varie fasi dell'interazione. Oppure lo fanno anche per testare la vostra sicurezza. Vi dicono di no per vedere come reagite. Magari le fate un invito per andare a casa e vi dice di no, soltanto per vedere come reagite. E ripeto, lo fanno molte volte in maniera inconscia. Perché stanno testando il vostro grado di sicurezza interiore, quindi non dovete incazzarvi se vi stanno testando, vi dicono un no, non sono bastarde, stronze, no, semplicemente funziona così la psicologia femminile. Dovete capirlo in modo da non riscontrare frustrazioni quando questo accade. Quindi lo fanno delle volte anche per testare. Come ho detto prima, i test la maggior parte delle volte li fanno in maniera inconscia, quindi non se ne rendono conto, non lo sanno quello che stanno facendo. Okay? Se è un no per mancanza di attrazione, ci sono diversi tipi di no. C'è un no per mancanza di attrazione, c'è un no per mancanza di fiducia, il no perché è un test, quindi dipende. Se è un no per mancanza di attrazione, di solito non è recuperabile. Quindi, e quello è un no vero, però dipende da caso a caso. Come ho detto, ho già fatto un video che si chiama Quando bisogna insistere con una ragazza, ricerca la Ma disamina deve guardare tutte le la chat, varie però. situazioni di quando è meglio insistere con una ragazza, quando è meglio lasciar perdere. Però, per esempio, portare una ragazza, non so, facciamo un appuntamento. Provate a baciare la ragazza alla fine, quando magari avevate la possibilità durante il corso dell'appuntamento, però aspettate fino alla fine perché voi l'avete visto nei film, condizionamento sociale negativo, non esiste la cosa del bacio alla fine, e facendolo alla fine avete dimostrato alla ragazza che non avevate coraggio di fare il bacio durante l'appuntamento, la maggior parte delle volte avevate l'occasione durante l'appuntamento, vi siete persa, e quindi c'era stato il picco di attrazione, quando magari la ragazza era pronta per il bacio, non l'avete baciata, l'attrazione ha iniziato ad andare giù. Aspettate alla fine, provate a fare il bacio alla fine, quando la ragazza non è più attratta e lì non è recuperabile. Lì, in quel caso, è un no vero. Lì non è recuperabile, perché ve la siete persa durante. Portate a casa una ragazza, magari con le tempistiche giuste, però non con il livello di attrazione giusto, magari avete fatto scendere troppo il livello di attrazione
l'ha trovata in casa che non è recuperabile. Se è una mancanza di fiducia, può essere recuperabile, è più facilmente recuperabile. Se è una mancanza di attrazione, è più difficile da recuperare. Quindi dipende a caso a caso. Quindi il no vero di solito è un no per mancanza di attrazione. Se è un no perché è un test, oppure perché è una mancanza di fiducia, è recuperabile. Molte volte vuol dire non adesso, riprova dopo. Però l'uomo invece si ferma al no, vuol dire... Deve leggere la chat, però così mi rompi i coglioni. Il problema appunto è nel credere ai no. E ti perdi un sacco di risultati. E delle volte ci casco anch'io. Mi ricordo una volta, tipo era l'estate scorsa, ho fatto un appuntamento con una strafiga assurda. Cioè è venuta l'appuntamento super elegante, roba assurda. Era il periodo estivo quando c'erano i bar aperti, in cui non c'erano neanche le mascherine. E lei è venuta all'appuntamento tutta vestita strafiga, cioè era chiaro che fosse venuta per scopare, però mi sono fatto destabilizzare perché rispondeva bene al contatto fisico, proprio quando ho provato a fare il bacio sulla guancia per testare le acque, non so, ha reagito bene a livello di reazione, comunque l'ho vista che era divertita alla cosa, però mi ha detto, verbalmente mi ha detto, ma non ci conosciamo ancora, però ha sbagliato, infatti poi non l'ho rivista perché mi sono fatto destabilizzare da quella cazzata lì verbalmente, quindi a volte ci casco anch'io su queste cose qua, però poi gli errori ti insegnano queste cose qui, quindi sono qua a parlare di queste cose perché l'ho vissute decine, centinaia di volte queste cose, e mi sono fatto destabilizzare dalla sua parte verbale, dovevo soltanto guardare la sua reazione, lei aveva reagito positivamente. Ma dove vive? In un hotel? Si vede che era sua alta per il contatto fisico, però verbalmente mi ha detto, non ci conosciamo ancora. Io mi sono fatto destabilizzare da quella cosa verbale e poi non ho provato ad andare avanti con il contatto fisico. Scrivi, sei invitato ufficialmente quando lei era venuta all'appuntamento per scopare, infatti poi l'ho riscritto poi dopo l'appuntamento e ovviamente mi ha risposto. Era molto facilmente prevedibile perché non avevo capito quella reazione lì, quindi in quel caso mancanza di intelligenza sociale, la ragazza perde interesse. Capite il cazzo di casino che è la psicologia femminile? Capite il cazzo di casino numero che verde è collaboratori, ma siamo seri? La seduzione? Ma siamo seri qua? Do che cosa? No. Direi di leggere le domande, dai. Quindi un bel passo avanti nel capire queste dinamiche, capire la psicologia femminile, nel capire tutte queste cose qua, sarebbe per esempio prendere il videocorso dall'approccio alla camera da letto. Vi ricordo che il 31 marzo 2021, quindi fa tipo 5 giorni, chiude ufficialmente, quindi non ci sarà più, non sarà più acquistabile. Avete tutte le info sul link in descrizione, se no c'è un numero di telefono in descrizione, in realtà ce ne sono due di numeri di telefono, c'è il numero verde gratuito, potete chiamare e vi risponde qualcuno dei miei collaboratori, c'è anche il WhatsApp aziendale per chattare su WhatsApp. È serio, con i miei collaboratori per fare tutte le domande che vi servono. Direi di leggere le domande. Eccole, bro. Allora, vediamo. Ma te la relazione aspetta, dove partire. Aspetta, vediamo se fa il furbo. Allora, accettabile. Allora, Luca, a me mette disagio la parola amore dolce. Sarà che sono troppo dark? Ma se non vuoi usare quelle parole, non devi usarle. Se non sei uno da nomignoli, non serve che li usi. Se ti viene spontaneo utilizzare nomignoli e soprannomi. Io per esempio c'è un'altra amica, la chiamo pazzerella. Non la chiamerei mai amore, tesoro, perché cioè, non mi viene, cioè, ma neanche se fossimo in relazione non mi viene. Se ti viene, come cosa normale, puoi utilizzarli questi nomignoli. Se una ragazza mi dice sono fidanzata, non posso dirgli no, è una bugia, non è vero che lo sei, eccolo. Anche se mi accorgo che lo è, non posso dirglielo apertamente. Esatto. Non puoi entrarci in un dibattito logico, cioè tu non puoi dirle, cioè se lei ti dice sei fidanzata, tu non puoi dirle no, non è vero, so che non sei fidanzata, è soltanto un test, non puoi dirglielo, lì stai parlando sul piano logico, non puoi farlo, ci sono i metodi, te l'ho anche spiegati in parte nel canale Telegram. Eccolo. Se non sbaglio. Eccolo. Ciao Luca, alcune donne dopo il sesso hanno visto, la tendenza Luca, di voler cominciare. L'hai visto? Come faccio a non dargli questa idea per rimanere libero e continuare il game? Francesco, dovresti guardarti la mia guida anticonvenzionale per le relazioni. C'è anche la parte sulla tromanicizia, però è chiusa. Che vuol dire? Che vuol dire? Veramente non esistono? Cioè, e sotto c'è il commento mio. Ecco. Ma hai visto con l'atteggiamento? Lo fai con l'atteggiamento.
A me ormai è una cosa che non devo neanche sforzarla. Cioè, quando Aspetta, mi sta effettivamente hai caricando avuto anche a tante te? ragazze, sei stato con tante No. ragazze, è una cosa che traspare No. dal modo di comportarti, dal modo di parlare, dalla tua sicurezza interiore, dal fatto che sei preparatissimo a livello logistico, a livello di risposta, a livello di, diciamo, di modo di fare, di modo di Guarda, agire. E se sicuramente sta parlate anche di pensa a che relazioni scrive quando siete nella all'invito. conoscenza iniziale, Ogni quindi quando tanto ci non ci sei butta stato l'occhio. letto, nella conoscenza iniziale puoi già. Aspetta, con un miliardo di ragazze, però comunque una cosa di solito si capisce dall'attitudine. Quando sei a letto con la ragazza la prima volta, con che chiede? Io delle volte glielo chiedo, dopo che abbiamo fatto sesso, le chiedo con quanti ragazzi era stata a letto in totale, e di solito te lo fanno anche a te indietro come domanda. Quindi lì non sparare alto, poi dipende anche da quello che vuoi con la ragazza. Ti faccio un altro esempio. Con una ragazza di tipo, era una delle ultime traumatiche che avevo avuto, però poi è finita perché appunto lei voleva una relazione, io non la volevo. Però ho impostato con questa, la trauma amicizia, è andata avanti per un po', più o meno forse un paio di mesi. Avevo impostato questa trauma amicizia, in realtà involontariamente, ma ormai mi viene naturale, non devo sforzare, non devo fare qualcosa di specifico. Però a un certo punto lei mi ha chiesto la differenza fra le ragazze asiatiche ed europee, e io avevo iniziato a fare tutta la disamina di le ragazze tedesche sono così, le russe sono così, le cinesi sono così, le giapponesi sono così. Quindi indirettamente le ho fatto capire che avevo esperienza con ragazze di tutti questi paesi. E in questo modo sto impostando un'aspettativa di trauma amicizia e non un'aspettativa di relazione. E Vabbè, questo non lo se scrivo. prova magari a contattare Hai uno dei notato a numeri che letto c'è in quello che stai descrizione, vedi se cercando di magari si riesce ad avere la guida commento sulle mio? relazioni, però tecnicamente è chiusa. Dai, chiudi, C'è anche la chiudi. parte sulla trauma amicizia, ti spiego come si fa a impostare la trauma amicizia. È una Eccolo. questione di impostare le giuste aspettative dall'inizio. Bevi. Ecco Ecco che che ti ti aspetta. aspetta. Che ti commenti in live. Eccolo. Eccolo. Non fai furbo. Che vuol dire i tradimenti non esistono? Non esistono, i tradimenti non sono tradimenti, non c'è nessuno che sta tradendo. Ah, lei non È sta che, tradendo. nel caso di una ragazza non è che sta tradendo, è che l'uomo l'ha trascurata, che sia a livello sentimentale, che sia a livello sessuale, quindi lei sta andando a colmare uno dei suoi bisogni che non viene colmato nella relazione, Ma lo sta deve andando a leggerlo per colmare da un'altra forza. parte. Non è che ha tradito, è che l'uomo che è stupido, che non si è accorto e si sta perdendo la ragazza. Non è che lei sta tradendo, questa è un'altra cosa della società, che quello che tradisce è lui il bastardo, o è lei la bastarda, dipende se è la ragazza o il ragazzo che tradiscono, ma non è tradire. Quando la persona tradisce, che non è tradire, è perché non stava bene nella relazione, la persona è un discorso un po' più lungo, tu non c'hai la guida sulle relazioni. Oggi la live è tema guida sulle relazioni. A chi interessa, tecnicamente è chiusa, è un bonus sulle relazioni che è uscito a San Valentino, però era soltanto per San Valentino. Non c'è Solamente a San Valentino. tradimento, c'è che la persona che ha tradito non sta bene nella relazione, ma è responsabilità dell'altra persona accorgersi. Cioè le ragazze tradiscono perché o non hanno abbastanza attenzioni, non sono sufficientemente appagate dal punto di vista sentimentale, oppure non sono abbastanza appagate dal punto di vista sessuale. Però è colpa dell'uomo in questo caso, ok? Non è che è la donna stronza che ha tradito, no, è l'uomo che è stupido, che non ha dato alla ragazza quello che le serviva. Non è tradimento. Eccolo. Ufficialmente invitato al Daily Podcast? No. Chiunque mi Ma hai inviti su sentito che ha Twitch può andarsene a detto? fanculo. Oh! È stata stronzata più veloce. Cioè, non è stata una stronzata. Cioè, sono già andato invitato su Twitch. Stronzata. Pensavo sarebbe stato utile, invece. È stata una stronzata. No, non mi interessa. Ti prego, aspettiamo che arriva ai miei commenti, ti Registra quei tipi scongiuro. di video che me lo ascolto a ripetizione. Spera. A questi tipi di video. E poi in realtà tecnicamente questi contenuti sarebbero anche buoni per farci un videocorso su queste cose qua della psicologia femminile. Ma ci sono tantissime altre cose. Cioè, per esempio, per fare proprio una Bibbia, un dizionario con tutto. La donna dice A, però in realtà intende B, però potrebbe intendere C, però se le gira in un altro modo intende Z. Tutte queste disamine di ogni cosa. Ah, forse c'è una domanda. Ah, no. È a Aspetta. due commenti dal mio primo, silenzio. Comunque Comunque, molto molto maleducato. maleducato. Dice che un suono sensuale e No, senti, spiritoso. L'altro senti. giorno ho visto un video di S che diceva che per portare una ragazza a casa devi fare attenzione sessuale in chat. Ma che cavolo. Lo so. Purtroppo è fatta disinformazione su queste cose.
Ho chiamato una ragazza conosciuta da Tinder per allenarmi con la conversazione, anche con le prossime in questi giorni. Farò così, funziona veramente leggendo informazioni da GK. Scrivo così, non so cosa sia il GK, per non far capire di cosa si tratta, perciò è veramente un modo geniale per ricordarsi. Non ho capito esattamente cosa intendi. Non ho capito. Però credo sia una cosa positiva. Aspetta, via, quanti commenti ci sono? Ho chiamato, boh, non ho Non capito bene, prendi? però credo sia una cosa positiva. Eccolo. Ho chiamato una ragazza conosciuta da Tinder per allenarmi con la conversazione, anche con le prossime, questi giorni farò così, funziona veramente leggendo le informazioni da GK. Non so cosa sia GK, scrivo così. Boh, non ho capito, però boh, bravo. Sono tutta orecchie. Donne all'ascolto ce ne sono? Non lo so, non credo. Non saprei dove cominciare. Tu nei approcci, quanto spesso viene rifiutata una ragazza? Beh, spiegatemi, mi dico, lo so, approccio al sesso, cioè, scusate, l'approccio alla camera da letto, devo abituarmi al nuovo nome, che tanto fa 5 giorni chiude, quindi in realtà è anche assolutamente inutile abituarsi al nuovo nome. E comunque c'è una lezione dentro il videocorso sull'approccio alla camera da letto dove vedi tutte le mie statistiche di quando ero agli inizi e tipo facevo un appuntamento ogni tipo 80 È una approcci, una roba del genere, stronzata ad su oggi, Twitch cioè, perché sa che quindi viene ad oggi blastato non ricordo proprio le malamente. statistiche, Ecco perché non mi però viene. ai tempi di tipo 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, è l'ultimo momento in cui ho misurato le statistiche, facevo un appuntamento ogni 6 approcci, ogni 7 approcci, non so, non mi ricordo. Però le puoi vedere le statistiche dentro il videocorso d'approccio alla camera da letto e le vedi proprio periodo per periodo, così vedi come sono migliorate da Una periodo a live periodo in base basata alla su sua. un'altra live. Eccolo. Sono donne per cui no vuol dire no, o Ok. anche non in questa vita. No, non ho capito. Ci sono donne per cui no vuol dire no, e dipende, l'ho spiegato durante tutto il corso della live. Ci sono delle volte il no vuol dire no. Ma la maggior parte delle volte il no vuol dire altre cose, vuol dire non adesso, non qui, dipende da situazione a situazione. E l'ho spiegato durante il corso di questa live. Guardi anche il video che si chiama Quando bisogna insistere con una Guardalo, ragazza, Angela, lì è spiegato molto più nel il dettaglio. video ti istruisce. Questo mito secondo cui una donna dice una cosa e ne pensa un'altra, da dove viene? E viene dal fatto che la donna funziona così. Non è un mito, si chiama psicologia femminile, si tratta, le donne agiscono sulla base di verità temporanee. Anche questo sarebbe tutte robe da spiegare in magari un corso sulla psicologia femminile. E le donne agiscono sulla base di verità temporanee. Le donne, quando prendete un numero di telefono, tutte le donne vogliono rivedervi, tutte quante dicono sì, ma scrivi, vediamoci. In quel momento lo intendono realmente, ma poi magari il giorno dopo, magari sono andate di sera a ubriacarsi, poi magari quando le scrivete voi sono in pigiama a casa che si guardano Netflix mangiando le patatine e sono in un altro mood. Quindi le ragazze in quel caso poi ricevono il vostro messaggio, Dai, vai sono in un avanti. altro mood, quindi agiscono in base al mood che hanno Ma in ha quel capito che momento, sei in una donna o base no? all'umore Sta che hanno in quel argomentando momento. E su. quindi no, non ci voglio riuscire oggi, eccetera. Quindi dovete capire queste cose qua, non è un mito. Si tratta di capire come funziona la psicologia femminile. E finché non lo capite, finché pensate uomo e donna pensano uguale, no, non è così. Riscontrerete una marea di frustrazione. Ridere ad una battuta vuol dire voglio baciarti. No, non è così che si interpretano. Sicuramente se ride alle tue battute è una cosa positiva, se ride anche alle battute di merda è una cosa molto positiva, però non vuol dire per forza che vuole baciarti. Sì, il fatto che lei ti voglia baciare, ah, ma tu sei una ragazza, Angela, allora è Svegliati. assolutamente inutile. Perché sto rispondendo alle domande di una ragazza? Sono fuori target. Perché sto rispondendo alle domande di una ragazza? Non Svegliati. produco contenuti, corsi, non ho roba per, non ho prodotti o servizi per ragazze. Se ci sono ragazze all'ascolto, potete andare via. Non produco video, corsi o servizi per ragazze. Cioè, leggi la cosa a prescindere. Cioè, c'è pure la foto. Cioè, si capisce, cazzo. Molti sorpassa proprio, mi sa. Non ti incula più. Ma credo Vediamo. che sia. C'è qualcuno nel team collegato? Credo ci siano imbecilli collegati live. Non so, se c'è qualcuno nel team collegato, bannate la gente. Non so, credo ci sia qualcuno che sta scrivendo commenti inappropriati. Questa live Inappropriati. oro l'aspettavo da tempo. Abbiamo Mister Allora, io ho Y, poi Mister scritto. Y Guarda, ora ha mi banno. Ho rivelato. scritto. Vabbè, vaffanculo. A proposito, cioè. Perché le donne non capiscono il piano logico solo per questione di manipolazione mentale e l'ha ignorato. Poi, aver avuto tante ragazze ti rende uno che ne capisce, ignorato. A proposito. Vabbè, lasciamo stare.
Capisco, mi è successo di fare sesso al primo appuntamento, non mi sono sentita una troia. Troia non è la parola, la persona è offesa che mi possa no. essere rivolta. Dopo 40 commenti ha capito che tu sei una donna, quindi c'è poco da Cazzo dire. di donne frequenti, cioè, hai ignorato tutto. Vabbè, commentiamo le cose più interessanti. Gente stupida, sono una sola. Grazie. Vabbè. Era interessante che rispondevi alla ragazza, grazie Andrea. Hai di sicuro più possibilità di scopare che il ragazzo della live. Greve, io non so più vedere la live, mi dissocio. Era una nazi femminista. Nazi femminista. Stai a chiudere questa live. No, vabbè. Ma l'hai levata? Ma te mi lasci proprio indietro? Ma che fai? Sì, lascio perdere anche perché sta a lavorare, dai. Mo finché io ho scritto sei invitato ufficialmente, ma pure insultato. E questo non glielo permetterò mai più. Però vabbè. Lascialo lavorare. Certo, è un po' da furbetti, eh? Non fa commentare una donna perché così tutto quello che dici tu è la verità assoluta. No, non mi tirare mai più in ballo in queste cose, Mirko. Dai, chiudi, Non mi chiudi. tirare. Ma guarda che Ho chiuso, ma veramente sei tu che mi hai detto di vedere il video sulle tre bugie e poi abbiamo scoperto che è una live. Quindi che vuoi da me? la prossima volta fermami, per favore. Dai, commentiamo questo, vediamo che dicono di interessante. No, mi è passata la voglia Dai, di lascia vivere. perdere. Che te No, mi frega. è passata la voglia di vivere. Aia. Dai, Blocco 1, take 1. Parto subito con una mia paranoia che mi sta venendo in questi giorni. Io di solito mi faccio sempre la doccia prima di andare a dormire, sto in bagno così. E ho la fobia di lasciare la stufa e l'acqua aperta. Ma sai cosa vuol dire? Che sto 10 minuti a controllare 50 volte che ci sia la stufa. Ma faccio lo stesso giro 50 volte, faccio pure il video sul cellulare, cioè i video. Io E faccio così posso. perché quando vado a letto, così, penso, ma l'ho chiusa la stufa e lo riguardo. Le chiavi della macchina e di casa, cioè tipo ho chiuso con la porta d'ingresso, Mamma magari mia. Il momento più brutto è pensiero. quando parcheggi la macchina in salita e dici, ma il freno a mano? Esatto, Ah, l'ho l'ho messo. tirato. Scrivere solo con la penna nera e sottolineare con il righello. No, 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 tipo giallo, un po' la roba in generale. Nomi, verdi, arancioni e date. è vero, io invece cerchio le parole chiave e i dettagli faccio il quadratino. Io nell'astuccio le penne devono essere tutte girate dalla stessa parte. Cioè io non voglio la No, posizione. follia, No, follia, scusa, voglio follia. quando la metto via Sai non come si si chiama? Sai come prende. si chiama? Droga. Sono Scusa, tre. Ho fatto un artistico, mi sa. se lo metti nello zaino non si rigirano. Ma no, Ma scusa. no, È lungo, si gira direi. Sono vive, Esatto. attaccano la punta da una parte e la. Ah, Ma pensavo. per ordine? Io la prima cosa che guardo in una persona sono i denti e se hai i denti storti non riesco a parlarti. A me fanno paura le banane. Ma non, no, ma non le banane normali, le banane sbucciate. Mi fanno sentire male. La cosa che più. Dettaglia. No, le banane tagliate a rondelle sono la cosa che Perdonami, mi fa sentire male. Le cose non io non tollero. sopporto quando cancellano la lavagna c'è una linea.
Cacchio, no, vorrei alzarmi, cancellarla, cioè quello proprio mi fa uscire di testa. Senza quando mangio, io ho l'ossessione che il meglio deve stare alla fine. Okay. È vero, però cioè, rimango veramente deluso. Al mare, poi diciamo. Odio ad esempio la scritta smoderato, così. È vero, cioè, io l'ho visto. Uno più grosso l'altro. È bellissimo. Però, tipo, non so, il desktop del computer deve essere tutto. Cioè, io ho la cartella per qualsiasi cosa. Cioè, io ho cartella scuola, dentro la cartella scuola ho tutte le materie. Poi ho appunti, schemi del libro, oppure cose che trovo su internet, tutti i belli. Io invece avevo il desktop tutto, cioè tutto letteralmente pieno. Perché io trovo creatività. Se non hanno il profumo o me lo chiedono. Commentiamo solamente, tipo, ad esempio, io non commentiamo solamente quando parlano dei messaggi, ovviamente. Ce la farei perché il profumo è una cosa personale per me. Se è dolce. Infatti uno si mette lì. Oggi è dolce. Allora, un po' di anni fa io ero strafissata e mi dovevo truccare tantissimo tutte le mattine. Ma proprio, cioè, è una cosa assurda. Adesso zero. Mi ricordo che quando io ero in prima c'erano sti armadi che mi guardavano. Non so, tipo alle medie c'era tecnica, una materia del genere che un giorno non mi entrava in testa, le ho provate tutte, ho provato a prendere una penna, a ripetere la penna e ho scritto poi con quella penna pensando che la penna potesse aiutarmi a ricordare, ma non ha funzionato per le 5. Cioè, di è colpa della penna. Non so, tanto non è l'ultimo giorno. Ci sono dei numeri che portano fortuna e dei numeri che invece portano sfortuna. E io l'ho fatto all'esame di guida, allora il primo esame di guida. No, stra esagerato, cioè dai. No, ma ci sta, è giusto così. Ma no, cioè nel senso, semplicemente finisci la call e no, basta. No, no, no. Io ce l'ho quello che copre la io non ce l'ho, ma lo metto perché... Se no te lo regalo, me l'hanno regalata, ho comprato la cover del computer ed era già dentro. Intanto il massimo che può vedere è me in mutande che faccio un TikTok. Esatto, certo. No, la cosa peggiore è controllare se le cuffie sono collegate al computer o al telefono. Cioè io tipo mi tolgo le cuffie. No, se tipo esco, se tipo esco e sto ascoltando la musica, io non voglio che quelli del io è un auto. Così. No, no, così, se su Instagram togli Instagram e c'è una cosa e lo riapri. E lo riapri, sì. No. Ok, mi sa che parlano ora le fisse dei social e i messaggi, vediamo che dicono, eh. Io non voglio che quelli del mio palazzo lo sappiano. Okay. Quindi tipo mi stacco le cuffie, faccio partire play e cerco di capire se la gente sente la mia musica. A me quando apro il telefono io automaticamente vado su Instagram. Cioè non ho proprio no, è un auto. No, no, così, se su Instagram togli Instagram e c'è qualcosa e lo riapri. E lo riapri, sì, esci e riapri, cioè non ha senso. Però è cioè una fissa, penso. No, le mie fisse sono tipo se pubblico una cosa scritta, tipo una storia, un post, lo devo rileggere almeno 30 volte. Tu che fissa hai? Quando accendi il cellulare, qual è la prima cosa che apri? WhatsApp. Perché? Perché in genere ci sono almeno 7-8 persone che aspettano la mia risposta. Scusa, ma... Ma tu... Ah, ok. No, a me mi era comparso la live terminata. No, a me no. Ma perché? Però sai, c'ho la stessa fissa della ragazza. Cioè, nel borsello tutte le penne devono stare dallo stesso lato, nello stesso verso, e tutte le matite devono essere temperate, proprio nel senso che ti potrei uccidere. Sentiamo che dico. Per vedere se è scritto giusto in punteggiatura, se non ci sono le doppie sbagliate, perché sennò, cioè, per me leggere un post scritto male, automaticamente non mi metto di leggere. Certe volte mi capita che lo rileggo ad alta voce, infatti così mi prende in giro, perché mi metto lì tipo, ciao, come stai? Sai cosa devi fare? Leggere al contrario. Per no, non al contrario, no, non al contrario. Cioè, tipo, leggere cioè, ciao, sono Samu, tu dici Samu, sono... Ciao, ma perché no? No, no, perché se con la grammatica però non li controlli, stai. No, io stavo pensando che se posto una foto e nella descrizione sotto c'è scritta qualsiasi cosa, ma c'è anche un emoticon, l'emoticon deve essere coordinata ai colori della foto. Lui. Ma la descrizione finisce con il punto, perché tutte le mie descrizioni devono finire con il punto. Sono cancellato. No, non sono tipo, no. Perché è una frase? Dipende, dipende. Ma raga, voi rispondete subito ai messaggi.
un botto di mie amiche quando gli scrive il tipo 8 minuti. No, però 8 minuti ok, però subito no. Cioè, subito no. Ma dipende, no, subito. Ma se sono... Tu quando vedi un messaggio rispondi subito. Genericamente. Che cazzo ridi? Genericamente. Come t'approcci a sto metodo? Dipende dalle persone. Ci sono persone a cui... Dipende. Alcune persone rispondo subito, altre persone, per esempio i clienti, mi ci sento ora. Al messaggio di risposta di oggi. Fisso, i clienti così. Ci sta mia cugina che devo ascoltare un audio di 2 minuti da almeno 15 giorni. Dipende dalle persone. Te? Dipende da quello che sto fa e non dalla persona. Nel senso che se devo dare una risposta articolata e magari sto a fare un'altra cosa, finisco prima la cosa e poi rispondo. Se è una risposta veloce, dall'impegno, sicuramente. Che? Dipende anche dagli impegni, sicuramente, sì. Sì, che stavi dicendo, scusa? No, intendevo se una risposta è veloce, nel senso che ne so... stai leggendo? Sì, ti rispondo subito, capito? Non è che devo aspettare chissà chi è. Poi mi piace visualizzare i messaggi e non risponde. Stavo per chiedertelo. Ci sono delle occasioni in cui non rispondi di proposito? Per farti desiderare? No. Non è il mio indole. Allora, dipende dal contesto. Però, genericamente, non è nella mia indole. Nel senso, io non guardo a queste cose. So più semplice, nel senso che se posso risponderti, ti rispondo. Se non posso, non ti rispondo. Cioè, capito? A me, io devo essere onesta, qualche volta è successo di dire, vabbè, però, cioè, mi è appena arrivato un messaggio magari di crush, della cotta, e dico, forse tempo fa, però adesso no. Ma... E magari fai un commento per cui dici, oddio, non farmi rispondere subito che si capisce che stavo aspettando il messaggio. Sì, allora, quando è così è veramente imbarazzante, anche per chi scrive, perché, come mi è successo a me nella chat di Instagram, quando io ti scrivo, e c'è subito ha visualizzato e cringe perché cioè è imbarazzante, almeno esci, cioè lo vedi ugualmente tanto se ti arriva il messaggio, però che rimani proprio nella chat di Instagram imbarazzante, non so. Infatti è brutto pure quando ti arriva un messaggio e magari non volendo pigli e ci clicchi sopra e visualizzi, no? Dici Madonna, cioè... mi tocca rispondere subito a me perché ormai è visualizzato. No, io esco e capita, esco e aspetto, magari sono impegnata. Vabbè, c'è sta. Ovvio, se siete online, sì, ma non dico, cioè io conosco gente, cioè che proprio le arriva un messaggio, non fa, io invio il messaggio, lo visualizzo immediatamente, mi deve rispondere entro 30 secondi, se no non sta bene, no? No, però sai cosa, se però una persona è online, no, ci sta, e sta scrivendo, io vado, chiudo la pagina, poi gli rispondo subito, però non voglio vedere che sta scrivendo. Un'altra fissa è se visualizzo un messaggio, devo rispondere subito. Sì, anch'io. Cioè, non ce la faccio. Io mi dimentico a volte, anche. Per me è impensabile, e poi io archivio le chat. Io devi archiviare tutto e lascia solamente i messaggi. Cioè, in realtà è strano intelligente con io archivio tutto. Non ti perdi nessun messaggio. Io poi su WhatsApp non ho né visualizzato né online perché mi dà fastidio. Perché a me piace entrare, guardo, magari leggo il messaggio, esco e rispondo a un'ora. Come ce l'ho io? Che la gente non può vedere quando sono online. Mi sembra che l'ho lasciata sta cosa. Mi vedi online solamente quando sto online e basta. Però non vedi se ho visualizzato. Mi sembra queste cose così. Io il visualizzato l'ho tolto, ma l'ultimo accesso ce l'ho. Perché se ti sto ignorando e se rientri nella categoria di persone che o può aspettare un messaggio per 15 giorni o deve aspettare un messaggio per 3 ore, lo devi sapere. Ah,
Ma nel senso sì, ci sta, però se la persona è intelligente lo capisce pure dopo un'ora. Però c'è più soddisfazione. Sì, da parte tua, sì. Ma no, non vedo l'ora di staccare la live che torno al bagno. Se non hai visualizzato, per me sei veramente una cattiva persona. Sì, perché voglio sapere se stai ascoltando quello che ti sto dicendo. Non è che mi ignori e non lo so. Se mi ignori, voglio sapere se mi stai ignorando. È finito. Chissà quel ragazzo che ha fatto. Caro Luca. Cosa? Caro Luca, che poi io so dove è andato ospite. Aspetta un po'. Dove? No, ti prego, non rimetterlo, mi innervosisco. Eccolo. Al Cerbero. No, da Livio Marcone, che è un amico del Cerbero. Ecco dove è andato, ecco chi ha detto che fa schifo. No, vabbè, questa tocca lasciarla come live. Questa la commentiamo tutta. Perciò lui ha detto ho già dato su Twitch. Sì. Ma così, proprio leggera. Sono venuti a farmi le pulizie in casa. Io sono uscito per un'ora, sono andato a farmi un giro lì per fare una roba. E intanto ho visto uno, ci sono andato a parlare, siamo stati insieme tipo mezz'ora, poi devo tornare qua, c'era live, sennò... E questa ci sta! Tutta questa. Cosa? Questa ci sta! In teoria ci sarebbe stata, quindi mi sono perso una ragazza per colpa vostra. Vabbè. Colpa vostra. Dai, chiudi! Pulizia in casa, io sono uscito per un'ora, sono andato a farmi un giro lì per fare una roba. Ma... e intanto ho visto uno, sono andato a parlare, si è stato insieme tipo mezz'ora, poi devo tornare alle sue spalle, è una fottutissima libreria e vanno messi i libri. Sì. Questa ci sta! Ma qualcuno... Cosa? Questa ci sta! No, io non la voglio sentire adesso, non riattivo l'audio. In teoria ci sarebbe stata, quindi mi sono perso una ragazza per colpa vostra. No, io ho detto per colpa vostra. Vabbè. Questo no, mi sa solamente Livio Marcone. Poi come rimorchiare una donna più grande di te. Sì. Lo vedi questo? Se non è vergine quasi. Mi dissocio. No, vabbè, era curioso. È andato... di pensare che sia un povero vergine. Mamma mia, se riuscimo ad andare ospiti al Cerbero Podcast. Vabbè. Bella. È stata una merda. Mo scrivo a Livio Marcone. Vabbè. Ciao ragazzi, a fine della diretta. Bla 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 bla.